partita che è bello giocarla, soprattutto se andiamo a vedere il nostro percorso. Come ho detto domenica dopo la partita, mercoledì dopo la partita, è giusto premio per questi ragazzi, per questa società, per quello che abbiamo fatto quest'anno. Andiamo a giocare a Notaresco, una partita liberi mentalmente, però con la consapevolezza che possiamo fare bene e possiamo dire la nostra. Sinceramente, l'ho detto ieri ai ragazzi, non me l'aspettavo neanche io. Avevo fiducia in questi ragazzi, conoscevo la qualità di questa rosa, però giustamente dopo le vicissitudini Covid era inaspettato un percorso del genere e un risultato del genere. Però sono contento perché abbiamo fatto tanti sacrifici, dalla società in primis, i giocatori, noi dello staff, e quindi giusto, ci meritiamo questa finale. Però adesso vogliamo mettere la ciliegina sulla torta, sperando di vincere questa partita. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, che fino alle ultime giornate di campionato ha dato filo da torcere al Campobasso e meritava, come il Campobasso, di vincere il campionato. È una squadra costruita per vincere. Però andiamo lì con la consapevolezza, come ho detto prima, che noi abbiamo fatto un grosso percorso, però non ci accontentiamo e vogliamo cercare di portare a casa la vittoria. Ma io, ragazzi, che devo dire? Penso che per un allenatore preparare una partita del genere sia facile, perché penso che è tutta una questione di motivazioni, una questione di orgoglio. Queste partite arrivate poi in questo campionato così particolare, arrivare al 27 di giugno e giocare la finale playoff, penso che al di là della fatica, al di là della condizione fisica, penso che queste partite si giocano con la testa e con il cuore. No, era impensabile perché io all'inizio sono partito come allenatore della Juniores e quindi un percorso del genere io non me lo immaginavo. Ho detto prima, sono contento, però questo risultato è arrivato anche grazie al sacrificio e alla voglia di fare bene, alla voglia di mettermi in mostra, alla voglia di mettermi al servizio anche della squadra, perché io l'ho detto sempre, io sono entrato dentro questo spogliatoio formato da grandi giocatori in punta di piedi e ho avuto la fortuna di incontrare una squadra vero forte tecnicamente, ma formata da grandi uomini che mi hanno dato una grossa mano per raggiungere questo obiettivo. No, ma l'ho detto prima, questo è un giusto premio per la società in primis e per la squadra, perché quest'anno è stata dura, abbiamo attraversato dei momenti veramente difficili perché noi siamo stati fermi 2 mesi per il Covid, abbiamo avuto tanti positivi, però in quel momento la società a noi non ci ha mai fatto mancare nulla, non ci ha mai mollato, ci ha aiutato, ci ha stimolato e poi normale, questo è un risultato che nessuno si aspettava, però con il passare delle partite ci credevamo sempre di più.